si fa vedere Corris. No! Madonna Magnussen, fermo in mezzo alla strada. Salve a tutti friends dal vostro Super Corri. Stadan, ragazzi, si torna in questa nostra fantastica carriera My Team con il nostro Lercio Team, che sta lottando per qualcosa di importante. Perché? Per chi non ha seguito, abbiamo comprato Leclerc. Leclerc che è in testa al mondiale, sarà difficile tenercelo fino alla fine, perché la nostra Lercio Car, questa qua, sostanzialmente non è a livello delle migliori. Ma se arriva il Gran Premio d'Italia, Gran Premio di casa per il nostro team, per il nostro team principal Super Corris. Andiamo subito a vedere la posizione di classifica, ragazzi, per chi non si ricordasse. Ecco qui, Leclerc conserva 3 miseri punticini di vantaggio su Sainz e noi siamo decimi a 39 punti. Perciò dobbiamo riuscire a risalire. Andiamo a vedere un po' lo sviluppo come sta messo. Io qua direi di migliorare il telaio, perché effettivamente siamo un po' indietro. Qua qualcosa si è bloccato, struttura monoscocca, cazzi tuoi. Non ce ne frega niente. Vabbè, se riusciamo a fare i parti così, sta a posto, ragazzi. Abbiamo sciupato tutti i soldi, quindi per mettere questi due parametri. Comunque la vettura sta migliorando, vedete, siamo intanto quarto ultimi nella classifica delle prestazioni. Però sarà dura poter mettere Leclerc nella possibilità di lottare. Andiamo a vedere anche il consumo, qua ci vuole, qua bisogna applicare un po' di componenti nuovi, ragazzi, perché questa è pista di motore. Se andiamo pure così, minchia come stiamo messi, cambio, sicuramente prenderemo delle penalità. Però questa è la, questo è quanto, ragazzi, a livello di investimenti. Con 7 milioni non possiamo fare praticamente nulla in questo momento e conviene non fare nulla. Però ci buttiamo in gara sapendo molto bene che possiamo fare grandi cose. Come sempre, prima di partire, vi dico, col nostro mitico SF1000, qua ragazzi lo sfrutteremo al meglio, vi dico, iscrivetevi a questo, al secondo canale Supercoris Gamer, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon, dove Formula 1 22 e tanti altri giochi e tanta altra roba tecnologica sono sempre in offerta tutti i giorni. C'è Fruit Lab, c'è Twitch, c'è il mio canale ufficiale Supercoris 84 di Telegram, per le news in anteprima, i sondaggi con cui vi chiedo ogni giorno cosa volete vedere sui miei canali. E stasera vi ricordo che qui su YouTube ci sarà una bellissima live di Assetto Corsa Competizione. Dai, raga, partiamo. Eccoci qua, ragazzi, griglia di partenza, P15, veramente era P17. Abbiamo messo un assetto iperscarico, sperando che non piovesse, invece ha piovuto. Tanto le gare più belle quest'anno le stiamo a fare tutte sul bagnato ed è un problema. Comunque ho fatto nuove regolazioni sul volante, ho regolato la frizione qui nelle palette proprio apposite dietro. Le due rotelle che ci sono ai lati del volante le ho regolate in modo che siano funzionanti, da poter scorrere meno in maniera più facile. Perciò mi sono un po' agevolato. Adesso devo mappare tutto quanto bene sto volante, perché voglio mettere i pulsanti come mi vanno meglio a me. Ragazzi, purtroppo Leclerc ha preso la penalità. Noi siamo un secondo e due della vetta, che se fosse stato asciutto sarebbe stato veramente ottimo. Leclerc era, mi sembra, decimo, undicesimo, comunque a 9 decimi. E purtroppo adesso non lo so dove è andato a finire. Probabilmente sta qua dietro di noi, non lo riesco a vedere, ma non lo so, probabilmente è proprio quello dietro di me. Quindi 5 posizioni più di penalità. Partiamo col bagnato, vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ci abbiamo un assetto estremamente scarico, quindi questo non ci gioverà. Ma soprattutto andiamo a vedere, pioverà tutta la gara, quindi ragazzi, niente, va così. Qua adesso bisogna limitare i danni, vediamo un po' se riusciamo a prendere i punti, sarebbe il top. Ma ci proviamo, dai, friends. Si parte, friends, abbiamo regolato la frizione, guardate qua, tac. Ce l'abbiamo. E in più ho regolato queste qua, guardate qua, ragazzi. Magra, ah, magra. Si può mettere la miscela magra, non lo sapevo, che novità. Allora, vedete, ragazzi, possiamo far scattare tutti i menu. Infatti qua ci metto subito, vedete, mettiamo le soft. Nel caso si debba fare la sosta, presumo di no, però mettiamo le soft. Vedete, tutti i menu sono scorrevoli con queste due rotelle. Figata. Prima non ce l'avevamo. Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Scaldiamo le gomme, Franz. Ah, Leclerc, vedi? Sta proprio dietro di noi due posizioni. Speriamo che recupera pure lui.
Ragazzi, purtroppo non mi sono ricordato della pioggia, ho messo l'assetto estremo da bagnato, è un problema. Cercare di capire la pista come va. Sarebbe bello se si asciugasse, ma la vedo molto difficile. Noi qua abbiamo una vettura molto problematica sul bagnato. Dai, vagliò. Tutti carichi, speriamo che Carlettino Leclerc torna su. Madonna, voglio quanto scivola. Comunque stiamo facendo un buon sviluppo per la macchina. Secondo anno si potrebbe lottare già per vincere delle gare, eh? Vediamo un po'. Si arriva sulla griglia. Pronti per la partenza di questo GP. Molto importante. Per il Lercio Team. Dai. E ora si parte con la frizione vera. Bel parcheggio. Proviamo a scattare al massimo appena le luci si accendono. Vai. Si parte a Franz. Ah, non buonissima la partenza, ma neanche malissimo. Anzi, vedo una cippa. Si butta dentro Corris, sul cordolo. Contatto con l'Alfa Tauri, lieve. Si mette di Gers. Sì, ne va bene. Ah, si toccano. Corris scode in accelerazione, si tocca con l'Alfa Tauri. Oh my god! Lo prendevamo Lewis Hamilton. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Madonna, era inguidabile. A distendere Corris la macchina che scivola ovunque, raga. Già stanno a scappare davanti, che gli facciamo? Addirittura Schumi dietro. Prova a dare fondo all'Ers Corris per riprendere la scia di Hamilton e di Bottas, che ha fatto una partenza paurosa. Stava dietro di noi Valtterino Bottas. Oh, madonna, che frenata Corris. Ma c'hanno una trazione come sempre impressionante questi della CPU. Santa T3PA Pro, aiutaci tu. Raga, qua non riesco proprio a curvare. Intanto l'assetto che ci abbiamo noi non è proprio l'ideale. Però si tiene vicino Corris. Niente ragazzi, il problema nostro è la trazione che non abbiamo. Pure il rettilineo in frenata si imbarca sta macchina. Guarda qua. La Garris rimane sotto il secondo con Hamilton.
E qua ci avviciniamo tanto tanto. Ah. Nei settori veloci siamo veloci perché abbiamo la macchina a scarica. I settori guidati è un disastro. Si avvicina super Hamilton. Qua ragazzi il cordolo non lo vedo neanche. Cioè non è che non lo riesco a prendere all'interno il cordolo. Non lo vedo neanche. Prova a uscire di quinta, corri qua per avere più possibilità di non sgommare. Tipo qua lascio la quinta per cercare di non imbarcarmi in uscita, ma è impossibile. Guarda qua. Madonna raga, però meno male abbiamo la nostra corona che ci fa guidare molto meglio rispetto a quello che facevamo prima. Ho messo la nona. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Pazzesco, battaglia tra Bottas e Ocon. Arriva pure Corris. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi. Madonna raga, abbiamo i punti davanti, povero Leclerc dietro, non riesce a risalire. Ho dovuto frenare mezz'ora prima. Alcune informazioni su Tictum. No, TikTok. A quanto pare dovrà ritirarsi. Ah, esce meglio Corris di Bottas. Madonna, come scoda Corris per attivare l'ERS. Oh, largo Corris. Non è stato un buon settore. Prova a fuggire Hamilton. Oh my god. Doppia imbarcata di Corris. Ancora parecchie pozzanghere. Ti consigliamo di mantenere le gomme intermedie per il momento. Pazzia di Corris che attiva l'ERS in curva alla parabolica. Madonna mia raga, che cazzo stiamo a fare? Abbiamo i punti là. Sto frenando sempre prima qua perché c'ho porca li piglia questi. Minchia voglio. C'aveva più trazione la Panda 1000 degli anni 80. Guarda quanto guadagno in trazione. È assurdo. Largo Corris. Dobbiamo far scappare Hamilton, ragazzi. Ah, vicino a Corris Ocon. Oh my god. Ragazzi, sto cercando di tenerli in tutti i modi, ma è pazzesca la situazione. Ah, vicino a Corris qua. Le gomme vanno bene. Dal tuo compagno di squadra è 4,2 secondi. Povero Leclerc. Niente,
Trazione, perdiamo una caterva di tempo. Guarda là. Non riusciamo proprio a tenere. Ah, sparatissimo Corris, attacca i freni della Santa T3PA Pro. Tosta, 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 ragazzi. Anna Corris fa un settore veloce, pazzesco, raga. Proviamo a uscire di quinta qua. Se no ci frega sempre, ragazzi. Non so che marce remettere. Cioè, impressionante. Settore centrale veloce di super. Hamilton scappa, ragazzi. Non possiamo fare nulla. Raga, allacciate le cinture che Magnussen sta a fare lo posto di Block alla prima chicane. Oh, si fa vedere Corris. No, madonna, Magnussen, fermo in mezzo alla strada. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car per... Oh, che culo passa Corris, no no. Attento al delta. Pazzesco, ragazzi. Madonna, Magnussen, ti spieghi in mezzo alla strada, voglio. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Bottas, 5 secondi penalità. Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni... Non ce la facciamo per le gomme asciutte. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Raga, pazzesco, sono arrivato là in curva e mi sono trovato Magnussen di spiego, Hamilton fermo, Ocon pure. Bello, questo mi piace, questo è realistico, che un pilota si gira in pista e blocca la corsia. Non conviene cambiare le gomme, secondo me, assolutamente. Noi abbiamo Hamilton dietro, molto veloce, ma siamo noni, risale Leclerc quando risale. Inizia a recuperare Corris. Si va. Oh! No, la Leclerc è box. Ma perché? Perché? Raga, però ci possiamo giocare qualcosa di importante, eh? So che non dovrei dirlo perché questa vettura è un po' problematica sul bagnato, però si sa mai. Caspita, sta la safety, oh. Ma ce la farà Leclerc a recuperare. Ma perché l'hanno fatta entrare? Raga, è dura, mo. A vedere le gomme come stanno. Beh, le gomme vanno bene, ragazzi, non c'è un problema. Preoccupa più l'usura del motore, qua. Ci abbiamo... Cambio a 52. C43, non so manca, eh. Vabbè. Ah, sandwich tra le due Mercedes, pazzesco. Chi ci pensava inizio gara? Non so quanto rientra, mo, la safety. A vedere le temperature. Stanno a crollare le temperature.
Dai, però entra sto giro, facci correre 2-3 giri bene. E poi andiamo a fare come Monza vera. Teniamo sotto controllo le temperature, raga, perché... un po', per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto. Com'è Perez? Un po' com'è Perez, lo stare. Belli LED accesi rossi per segnalarci la safety. Raga, le gomme stanno andando molto male. Molto, molto male. Dai, su, rientra, facci correre, porco zio. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Vicini, vicini, ragazzi, non dobbiamo perdere tempo. Infatti in trazione se ne andranno sicuramente. Però già nella prima chicane avremo modo di provare se rimaniamo vicini. Oh, guarda là, mi sta a far rallentare. Che cazzo fai? Parte bene Corris. La pista è libera, bandiera verde. Oh! Oh my god, chi è questo? La Ferrari. Oh mio Dio, che frenata. Eh no, pezzo di me. Ah, pattina Corris in ripartenza, Ricciardo. Ma ci riprovo, raga. Mi ha spintonato, mi ha fatto uscire fuori. Ha rischiato di far uscire fuori. Ah, si ributta dentro Corris sul Ricciardone. Madonna santa, non ci abbiamo trazione. No, abbiamo perso pure la scia di Vettel, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Adesso Corris deve provare. Yes! Sì, cazzo, siamo avanti. Oh, preparate la striscia chiodata. Si botta all'esterno Ricciardo. Corris c'è la traiettoria. Sì, vabbè, raga, adesso porco zio, ogni 3x2 sta qua a rombolo cazzo. Si va verso la parabolica, Ricciardo esterno. Oh, ruota, ruota, passa Corris. Incrocia Ricciardo. No, Russell addirittura. No, chi cazzo è questo? Norris, pazzesco, raga. La Corris ha una grande velocità di punta. Vanno insieme. Vanno insieme, ma Corris ha la traiettoria migliore. Pazzesco quello che sta accadendo. Pazzesco, ragazzi. Forse la gara più bella dell'anno col My Team. Peccato che questi stanno ancora qua, li potevamo pure tenere. Vettel Alonso. Ah, provano a insidiare Corris. Che evidentemente non ha il passo in questo momento. La fa bene qui. Prende un po' di vantaggio. Peccato, abbiamo perso il treno di Alonso e Vettel. Okay. L'attacco è 2,7 secondi. Ah! Evade un po' la pista Corris, sta tentando tutte. Altri due giri. Parabolica.
attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Anche le gomme usurate ci abbiamo. Con tutta la posteriore sinistra. 9,1 secondi. Sto mettendo. No, arrivano! Ma Corris qua frena. Frena di brutto, Corris. Guadagna qualcosa. Peccato che siamo arpionati anche su questi qua avanti. Qua iniziamo a soffrire, ragazzi. Purtroppo abbiamo una macchina iper scarica e qua è un casino. Peccato che siamo a recuperare pure su questi avanti. Ma capi quanto potevamo andare forti oggi, guarda là. Porca troia, raga. Potevamo lottare per il podio. Settore veloce di super. Prende un bel distacco Corris a quelli dietro. Stiamo perdendo avanti perché c'hanno la scia. Cioè Vettel c'ha la scia. Sainz giro veloce, ormai Perez e Sainz si involeranno nel mondiale. Sei all'ultimo giro. Fugge Corris. Verso quello che è un sesto posto iper guadagnato. Oh, potremmo andare per il giro veloce addirittura. Allora mo mi ci impegno, cazzo. Madonna, quanto stiamo a recuperare su Vettel. Che peccato, ragazzi, anda come dei missili. Ma che sta alleggerita l'auto. Oh, secondo settore veloce, Corris fa un po' largo. Cazzo, mi sa che mi sono giocato il giro veloce. Pazzesco, raga. Niente. L'ho fatto a fare il giro veloce, pensi no. Beh, raga, dire che è stata una gara eccezionale secondo me è un po' riduttivo per quello che erano le nostre qualità in pista. Infatti pilota del giorno vorrei ben vedere, perché sostanzialmente la macchina era instabilissima. Grande prestazione della, quindi molto bene, molto bene devo dire. Ed ecco i vincitori. Non penso abbiamo fatto il giro veloce perché ho sbagliato nella chicane. Carlos Sainz sale al comando della giro veloce di Corris! Pazzesco, raga! Cazzo mi hai fatto oggi? Un miracolo, peccato per Leclerc. Una domanda per te. Chi è a tuo parere il non capisco il team che l'ha fatto entrare a fare. 17esimo. In classifica, però, sale Corris nei primi 10 e si avvicina a Alonso e a Ricciardo no. Leclerc purtroppo sta meno 12, ma non è finita, ragazzi, non è finita. E siamo sempre sesti nel costruttori. Quaglio, ci vediamo ai prossimi video. Grazie.